Bene ragazzi, bentornati in questo nuovo video, ma aspettate, siamo un po' siamo storti, è vero? Dai, Lisa. Le sul gradino, Lisa. Ecco. Oh, è praticamente più alta di me. Siamo pari. Ok. Ragazzi, in questo video faremo un prank alla Ceci. C'è una bella occasione. Io e la Ceci andiamo a Barcellona per 3 giorni. Nel frattempo io sono già d'accordo col meccanico per far venire a prendere la sua macchina perché c'è la frizione da sostituire. Andate. E quindi lei non sa nulla adesso in questo momento al lavoro. Siccome deve tenerla via qualche giorno la macchina, quando noi torneremo a Barcellona, tac, sarà sparita. Mancherà la macchina dal piazzale dove la parcheggia sempre. E quindi abbiamo studiato insieme a questi due ragazzuoli qui, abbiamo studiato un bel prank da fare alla Ceci. Quindi se tutto va bene, io e Luca ci terremo in contatto via WhatsApp organizzeremo appunto questo prank. Se starete guardando questo video sicuramente sarà riuscito. Mi raccomando, tanti like per questo prank. Se ne volete altri, spolleggiate un sacco. E mi raccomando, commentate con un video che vorreste vedere. Sì, così. Diteci cosa vi piace. Appunto. A noi seguiamo le indicazioni dei nostri fan. Esatto. Ricordiamoci hashtag prank Lucas. Ve lo metteremo qua in sovraimpressione con la K, mi raccomando. Io mi chiamo Zanatti Nescor Lisa. Lui Lucas G Web. E il nostro regista di fiducia Marco Punta Zanotti. E la nostra vittima Cecilia Fashion Official. Possiamo cominciare? Per voi passeranno pochi secondi, per noi qualche giorno. A dopo. Ciao. Arrivati, baby, amore, siamo arrivati, dai, un po' più freschino qua, dai che ci riposiamo adesso, carichiamo la valigia, è più freschino qua, va bene là Barcellona. Prendo io la valigia. Dai, bella doccia, poi andiamo a nanna, dai, vamos a casa, le chiavi. Allora, sveglia, Che cazzo ho aperto? Perché la macchina? Perché la macchina? Se l'ho aperto, scusa. Dove è la macchina? Non c'è. Abbiamo battuto la macchina. Non so dove può essere. No, stiamo scherzando, vero? La macchina. Non so. Ma se lo metti sul cancello? Dai, infatti è strano che sia aperto il cancello. Dai.
faccio? Ma dov'è? Non lo so, andiamo su a vedere la... Siamo i carabinieri, non lo so cosa vuol dire, non c'è più. La macchina! Ci voleva questa, c***o. Ma dove c***o, eh? Sono bello, cosa guardi? Ma cosa guardi? Manca la macchina? Ma se c'è aperto il cancello, qualcuno sono entrato a prenderla. Ma chi? Ma che ne so, andiamo a chiamare i carabinieri, cosa ti devo dire? Non è che... Oh, ma avevi detto qualcuno che andavamo via? No, oh, chi devo dire che andiamo via? Chiedo, scusa. Non lo so, ma sai, si sparge la voce, che ne so io. Dai, andiamo su, cosa devo dire? No, sono scioccato, ti giuro, non ho capito. Cosa dire, Marco. Andiamo su. È assurdo. Andiamo su, chiamiamo i carabinieri, cosa ti devo dire? No, dai. No. Andiamo a chiamare i carabinieri, cosa ti devo dire? Dai, la macchina, dov'è la macchina? Adesso cerchiamo. Dai, non piangere. Mi hanno rubato la macchina, Non ci credo. Mi hanno rubato la macchina. Ma porca. Guarda come sto tremando. La porta è chiusa, sì. almeno non sono entrati in casa. Santo, la macchina. Oggi sei luce accesa! Che cacchio state combinando? Sorpresa! Surprise! Ma tu cosa fai? No, ma state scherzando! Ti hanno rubato la macchina! Aiuto, hanno rubato una macchina! Oh no! Manca la macchina! Appunto! Dov'è? Ma tu che cacchio dov'è? Allora, la macchina è dal meccanico. È venuto a ritirarla l'altro giorno che dovevamo. Ma quando che sono stata qua fino al giorno prima di partire? Il giorno dopo che siamo partiti. Tutto organizzato. Tac! Non sei contenta? Com'è andata l'accellone? Male. Andate tutto quel paese, no, veramente. È assurdo. Cioè io piatto, ma la mia macchina! Ma cosa piangi? No, tiratela fuori adesso! Domani andiamo a ritirarla, è pronta. Fatta la frizione. Come hai fatto la frizione? Il meccanico mica è stato a Barcellona, lui ha lavorato. Ma è andato a Barcellona. Grandi raga! Scherzo riuscito! Yes! Cioè. Cos'hai? Niente! Allora, forse non hai ancora capito, non te l'hanno rubata la macchina, Anzi, te l'hanno riparata. Tu vero di così? Non sei ancora convinta? No. Io non la vedo, non sono convinta. È rimasto male. Dai. Allora, adesso. Ma non prenderti. Ti ricordi l'anno scorso che... Puoi tenere te, Luca, questa cosa, perché... Ti ricordi l'anno scorso che mi hai fatto sparire la macchina? Sì, e quindi diciamo con questo non vuol dire che devi fare uno scherzo anche a me. Vabbè, ma è uno scherzetto. Te l'ha fatta pagare con la stessa medicina. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno di prendersela in questa maniera. Sono ancora qua col magone. Sì. Il magone. Sono io un mago grande, un magone. Dai, fai il sorriso! Sorriso! Smile, vedo un candy camera! La candy camera, ok! Devo ancora riprendere! Vabbè, andiamo a prendere la macchina! Sì, grazie! È pronta! La mia macchina! No, me l'ha pagata quella! Bene, ragazzi, questo prank è riuscito! Me l'ha pagata! Mi raccomando! Allora, per consolarci, mettete tanti like per un prossimo prank, dai! No, per consolarci mi ho comprato la nuova macchina. Certo. Esagera.
Già ci sono a pagare questa riparazione. Hey. Paghi te! Va io bene. Non tiro fuori neanche un saldo. Va bene. Ecco. Pago io. Ecco. Okay. Vabbè. Mi raccomando, seguiteci su Instagram. Mi raccomando, tanti like. Perché sì, questa qua ci è rimasta un po' così. Magazine. Anzi, Cecilia Fashion. Official. Seguitela, dai. Consolatela. No, sono ancora scioccato. No, non so Cecilia cosa dire. Cecilia Fashion Official. Non so cosa dire. Iscrivete. Assurdo. Mettete un buon commento per la buona Ceci. Questo è l'ultimo prank che ti facciamo. E anche una preghierina, grazie. Da qua fino a Barcellona. Esatto. Basta, C'è l'ultimo. Stop. Vero, Lisa? Esatto. Bene. Ragazzi, ci vediamo al prossimo prank per loro. No. E...